Ed eccoci tornati, vi do il benvenuto in questo nuovo video, vi do il benvenuti sul mio canale. Dopo l'unboxing e la configurazione, oggi facciamo la recensione, test e quant'altro di questo Motorola G85. La prima cosa che voglio soltanto farvi rivedere è questa grandissima e completa confezione. Come potete notare, è già tanto che c'era dentro lo smartphone. Nell'unboxing ve l'ho fatto vedere, ma velocemente ve la apro per riconfermarvi quanta roba c'è qui dentro: cavo, spillino, estrattore SIM, un po' di carta e basta. Quindi una confezione decisamente all'insegna del poco e niente, il cartone riciclato, comunque, per carità, va bene così. Tanto comunque, bene o male, in casa abbiamo caricatori vari, abbiamo postazioni di ricarica e tutto all'insegna del rispetto della garanzia, perché voi sapete che quando comprate uno smartphone di solito nei fogli della garanzia c'è scritto che se il device si rovina a causa di componenti non originali la garanzia decade, e grazie mille. Ed è per questo che io sinceramente prediligo sempre le confezioni doppio spessore, perché dentro almeno c'è tutto: caricatore, cuffie, cavo, cover, cioccolato, caffè, biscotti, pan grattato e quant'altro. Va bene, forse il pan grattato non c'è. Comunque niente, oggi parliamo di lui, di questo Motorola G85 5G, uno smartphone già straconosciuto, strarecensito, stra non dico oltre, ma siamo nel mio canale, permettetemi che ne parli pure io. Ma prima di continuare, sigla. Ma teniamoci la nostra confezione qua in bella vista, che ci fa compagnia, e parliamo di questo Motorola G85. Come ho già detto in fase di unboxing, questa parte dietro che sembra similpelle, qualcosa del genere, è veramente bella, originale. Questo verde oliva, sicuramente un colore non di quelli che trovi tutti i giorni in commercio, quindi molto bello. Allora, da cosa vogliamo cominciare per quanto riguarda questo Motorola G85? Dunque, ho molto apprezzato il fatto di trovare un Android stock. Vi faccio vedere questo Android stock molto bello, ma tra l'altro, volendo, c'era la possibilità di poter configurare il control center alla maniera classica di tutti gli smartphone conosciuti. Ecco, guardate, io vado sul centro di controllo, questo è il classico, ma volendo io potrei anche adottare lo stile moderno, che sarebbe questo qua. Ecco, vedete, il classico control center come solitamente si usa ormai nella stragrande maggioranza degli smartphone. Non è male, per carità, non è male, però il problema qual è? Che qui ci sono sì le icone, però non c'è il nome delle icone, quindi bisogna imparare a memoria che cosa significa ciascuna. E se devo essere sincero, preferisco questo, perché onestamente, oltre ad essere graficamente più bello, c'è anche il nome della relativa funzione. E vedete, questo control center è veramente sterminato, c'è di tutto e di più, credetemi, tant'è che io poi alla fine ho preferito inserire le cose veramente importanti per quello che è il mio utilizzo personale. Dopo la configurazione, vi dico già subito questo, avevo anche provveduto a scaricare gli aggiornamenti, le patch di sicurezza. Dove siamo rimasti? Vi faccio vedere. Siamo rimasti praticamente, allora, aggiornamenti di sistema, verifica disponibilità. Sostanzialmente gli aggiornamenti, i patch di sicurezza sono fermi al 1 agosto 2024, il che vuol dire che siamo indietro di 3 mesi, ecco, 3 mesi rispetto a quello che è il periodo attuale. Diciamo che non va male, però qualche competitor tipo Samsung aggiorna un po' più frequentemente. Come già più volte ho detto, il vantaggio di recensire lo smartphone dopo la sua uscita, anche a distanza di un po' di tempo, è quello che ci permette di vedere quanto il prodotto è maturato. Quindi dopo diversi mesi di uscita, adesso mi sembra che questo Moto G85 è uscito presso poco a febbraio di quest'anno, siamo a novembre, ha già ricevuto degli aggiornamenti, quindi ha già ricevuto anche aggiornamenti per quanto riguarda il firmware, il software, con conseguenti miglioramenti del sistema. Allora, una cosa che mi è piaciuta sono per esempio le gesture. Se io per esempio faccio così, mi si accende il flash, e se faccio così il flash si spegne. Se lo giro due volte, una cosa che mi piace anche questa, è si attiva la fotocamera, e se giro due volte non succede niente. Ecco, ci sono tante altre cosucce interessanti anche per quanto concerne le gesture, che poi si possono anche andare a modificare, personalizzare. Io adesso non è che ho voluto stare lì a impazzire, perché poi nell'uso quotidiano diciamo che le gesture sono utili, ma fino a un certo punto uno deve valutare quelle che sono veramente importanti.
Per quanto concerne, abbiamo detto, le personalizzazioni, ecco, essendo questo fondamentalmente un Android stock, le personalizzazioni ci sono, sì, posso cambiare alcuni aspetti dei temi, però non più di tanto, non c'è un parco temi come vi ho fatto vedere con i Infinix Note 40 Pro, anche con altri smartphone. Comunque abbiamo un sistema operativo sostanzialmente stock, tutte quelle che sono le principali funzionalità per quanto riguarda la rete, i dispositivi collegati, tant'è che noi possiamo anche collegarci a dispositivi come computer e tablet. Abbiamo diverse funzionalità per quanto riguarda il risparmio energetico, in stile Android stock, anche la memoria. Ai suoi 8 giga fisici possiamo aggiungere altri 8 giga virtuali. E poi niente, tutto il resto sono le classiche cose che Android ci offre. Quindi sotto questo aspetto il nostro G85 non gli manca niente effettivamente. E quello che mi piace è il fatto di avere uno smartphone sostanzialmente pulito, niente bloatware e niente porcherie come in altri smartphone spesso vediamo. Quindi direi che per quanto concerne il sistema operativo, bello, leggero e fluido. Vi faccio rivedere ancora una volta come il Discover fila. Adesso qua ho la SIM, non sto viaggiando in wifi. Direi che possiamo passare al prossimo step, che è quello dove andiamo un po' a sviscerare lo smartphone in quelle che sono le sue caratteristiche hardware, e per questo andiamo ad aprire il nostro device info. Allora, fondamentalmente va bene, abbiamo Android 14, risoluzione dello schermo 2400x1080, quindi Full HD Plus, tutte le classiche funzionalità, magnetometro, bussola, caricatore USB, NFC, audio stereo, la RAM fisica 8 GB, LPDDR4, non siamo alle ultime versioni, però direi che comunque vanno ancora bene. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, siamo sugli UFS 2.2. Allora andiamo a vedere per quanto riguarda il processore della CPU. Abbiamo lo Snapdragon 6S di generazione 3, quindi un processore tutto sommato buono. Non voglio dire che sia il classico processore petardo. Nel caso di questo smartphone direi che è più che sufficiente per far sì che questo smartphone possa viaggiare bene senza particolari problemi. Poi qui possiamo vedere i suoi processori interni. Per quanto riguarda il processore grafico, l'Adreno 6619. Poi quello che ci interessa vedere anche non è tanto tutto questo pandan di descrizioni tecniche particolari, ma sono quelle cose che a me piacciono molto. Abbiamo detto lo schermo in 20 noni e questo display qua dovrebbe essere un AMOLED con una luminosità massima che dovrebbe superare i 1500 nits. Altra cosa interessante, noi sappiamo che i nostri cari smartphone escono sempre con fotocamere da 50, 100, 200, 1000, 5000 megapixel, ok? Siamo abituati a questi grandi valori, però poi andiamo a vedere che la nostra fotocamera, la principale, ha una risoluzione reale di 12,6 megapixel. Vediamo un po' per quanto riguarda la fotocamera selfie. Eccola qua, la frontale, abbiamo 8 megapixel giusti, veri e basta, senza altre aggiunte. Un'altra cosa interessante di questo smartphone che ho notato è che è possibile scattare foto anche in modalità RAW, la classica modalità che spesso si usa nelle fotocamere professionali. Poi vediamo un po' per quanto riguarda video, non aspettiamoci 2K o 4K. Batteria 5000 mAh e questo è quanto io volevo più che altro andare a sviscerare più che altro la fotocamera e le cose essenziali. Altra cosa che ovviamente e giustamente dobbiamo anche vedere per quanto riguarda lo smartphone è se possiamo farlo un po' soffrire. Ecco. Allora io a questo punto apro YouTube, apro Gmail, apro WhatsApp, apro Facebook, apriamo anche Telegram, apriamo anche Messenger, ma sì, ma apriamo anche Instagram. Ah, una cosa che volevo farvi vedere anche questa, che è la modalità Edge, che ci permette di avere alcune app che noi magari usiamo più spesso. Quindi ho caricato un po' di cose, vogliamo caricare qualche altra app, apriamo anche Google Maps, dov'è qui? Eccolo qui, apriamo Google Maps. Quindi adesso abbiamo sotto in background 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abbiamo 10 app che in questo momento occupano la loro porzione di memoria. E io a questo punto andrei a non soltanto a giocare col Discover da qui, ma andiamo ad aprirci proprio Google Chrome. Ci apriamo una nuova scheda e andiamo a giocherellare un po' con il Discover e vediamo se riusciamo a fare un po' patire il nostro smartphone e vedere come si comporta
in quanto a fluidità, con un po' di roba sotto, ma io direi che tutto sommato va bene. Adesso io apro questa pagina, vedete che si parla sempre di Motorola, lui sta caricando, facciamo un po' di questi giocherelli. Ok, io direi che anche va bene. E per rendere la cosa ancora più affascinante, andiamo ad aprirci La Repubblica. Zitto, se no mi facevo qualche altro scherzo. Allora, andiamo ad aprirci La Repubblica con tutta la sua grandiosità e il suo peso. Ecco, ovviamente sicuramente abbiamo in primo piano il nostro amico Donald Trump e la nostra amica Kamala Harris, che si devono contendere la sedia. Ma a me non mi interessa, mi interessa soltanto farvi vedere come questo smartphone funziona, come questo smartphone reagisce sottoposto a stress test dovuto a questo grandioso portale informativo che è La Repubblica, e che comunque devo dire che tutto sommato che scheggia. E quindi il nostro Snapdragon 6 generazione 3 direi che va molto bene, e anche il relativo processore grafico. Facciamo il test dei colori e vedete che se io sparo al massimo la luminosità dello schermo, del display, vedete questo rosso qui, vedete un arancione acceso, e qui a distanza forse vedete addirittura bianco, quindi una cosa improponibile. Adesso lo mettiamo al, lasciamolo al 18%, che va bene. Ora vedete rosso, penso che vedete rosso anche sulla telecamera frontale, però voglio farvi notare, ecco, i bordi edge, vedete che io cerco di avvicinarmi sulla telecamera superiore, passiamo al verde, guardate che i colori, oltre ad essere puliti, comunque il bordo edge si nota, sì, però comunque un po' meno rispetto ad esempio ad altri smartphone che hanno lo schermo curvo, eh. Molto bene, questo è il bianco, adesso voi forse vedete quasi un grigio perché la luminosità l'ho abbassata, adesso io lo alzo in modo che vediate il bianco, che è bianco. Rimettiamo al minimo come prima, ok, passiamo ai grigi. Ecco qua, e questo è il nero AMOLED, proprio nero, non è un IPS, quindi vedete proprio che i bordi sono neri. Andiamo sul giallo, sul viola, magenta e sull'azzurro, quindi molto bene i colori. Vi faccio anche vedere questi qua rapidamente, ecco, abbassiamo la luminosità, però vedete che i colori sono belli, netti, puliti. Saltiamo tutto quanto e andiamo a fare il nostro test del touch, ok? Andiamo a sistemarci in posizione e cominciamo a diteggiare con le nostre 5 ditina nella mano, vedete che le vede tutte e 5. Adesso andiamo avanti, 6, 7, 8, 9, 10, ecco qua, bene, ok, direi che va bene. Perfetto, e adesso andiamo a fare la prova di YouTube del 4K. Questo è il classico video che usiamo, vi faccio vedere gli angoli visivi, direi che comunque colori belli. Non voglio dire che sia il display AMOLED migliore che abbia mai visto in vita mia, per carità, probabilmente c'è anche di meglio, però tutto sommato mi sembra che il nostro display restituisce dei colori molto belli, e comunque anche il suono, che è il suono stereo, non mi sembra un suono freddo e secco, anche un po' di bassi, quindi direi che va bene, un bel display per essere un medio gamma da 200 euro. Fino adesso possiamo dire che il nostro Motorola G85 ci restituisce comunque un'esperienza d'uso molto bella, molto piacevole, e oltretutto per i suoi nemmeno 180 grammi di peso, perché ragazzi questo smartphone è leggero, è una piuma rispetto ad altri device, è anche abbastanza sottile perché non arriva a 8 mm, da qui, qui c'è il modulo della fotocamera che sporge leggermente, però tutto sommato guardate che è un cioccolatino, ecco, una stecca di cioccolato praticamente, neanche. Direi che possiamo passare adesso al test. Vediamo come si comporta questo smartphone sottoposto alle torture di Asphalt 9. E tenete conto, nel caso l'avessimo dimenticato, che tutta questa roba la tengo aperta in background. Allora, giochiamo, saltiamo tutti i preamboli. Così, oltretutto, dato che questo non è uno smartphone da gaming, vediamo quanto scalda. Vediamo se il surriscaldamento della CPU lo sentiamo. Devo dire che
si gioca bene, non abbiamo rallentamenti, non abbiamo anche in questo caso impuntamenti, i colori sono buoni, belli, direi realistici, e il fatto che questo smartphone sia anche leggero non ci fa stancare la mano più di tanto, eh? Ok, adesso andiamo avanti, io mi permetto di fare una sessione di gioco, poi taglierò dove serve, ma soltanto perché voglio raccontarvi l'esperienza in senso pratico per quanto riguarda il thermal throttling. Andiamo avanti, giochiamo. Davvero, ragazzi, la grafica è spettacolare, bella, eh? Devo dire che comunque, diciamoci la verità, gli smartphone oggi, adesso come adesso, pur essendo, ecco, dei poveri medio gamma, quindi non degli smartphone da 1000 euro, 1500, 2000, 10.000 euro, questa robetta da 200 euro, che comunque nell'uso pratico vanno bene, perché poi fino a qualche anno fa, ma ve lo sognavate un display AMOLED su un telefono da 200 euro? No, adesso ormai il display AMOLED ce l'hanno pure i ciocchini che trovate delle patatine, l'audio stereo per esempio anche, il Bluetooth 5.0 è rotti, l'NFC, insomma tutte caratteristiche che qualche anno fa bisognava cacciare fuori un po' di euro. Ecco, io in tutta questa inutile chiacchierata sto cercando di prendere tempo allo scopo di farlo scaldare un po', perché voglio vedere che cosa succede, ecco, scaldando il telefono, fino a che punto regge la sessione di gioco. Ok, facciamo ancora questo giochino e poi chiudiamo, anche perché è importante fare queste valutazioni per quanto riguarda il gaming, dal momento che se noi lo smartphone lo dobbiamo acquistare e lo dobbiamo usare tutti i giorni, probabilmente non tutti vorranno usarlo soltanto per fare la telefonatina, il messaggino e le solite cosettine che magari potete fare anche con un telefono Brondi, per dire. Se vogliamo anche permetterci ogni tanto di farci la nostra partitina, è anche giusto che vediamo se il nostro smartphone, guardate che sto facendo lo scemo, per farvi vedere come il processore grafico si comporta con questi strapazzamenti vari. Fermiamoci qui e vi dico subito, allora, per quanto riguarda il thermal throttling, chiudiamo tutto, adesso vi dico, il display è appena tiepido, ok? Non ho giocato un'ora, forse 10 minuti di gioco, però credetemi che con altri smartphone, ma persino col Cubot Max 5, che è uno smartphone da gaming, vi assicuro che era molto più caldo, mentre invece qua è appena tiepido. Anche l'Infinix Note 40 che ho recensito da poco scaldava anche lui di più, nonostante che aveva un processore, credo, non voglio dire più performante di questo, ma grosso modo siamo lì. Però direi che lo Snapdragon 6S generazione 3 unito all'Adreno 619 insieme mi hanno restituito un'esperienza di gioco bella, ok? E il telefono non è per niente scaldato. E adesso andiamo ad aprirci la nostra fotocamera, l'ho fatto così con la gesture. La prima cosa che volevo dirvi in merito alla fotocamera è che qui non abbiamo il 2K, non abbiamo il 4K, la nostra fotocamera si limita semplicemente a registrare video in Full HD, quindi 1080, 30 frame per secondo, quindi non abbiamo neanche il 60 frame per secondo. È una fotocamera semplice, senza pretese, senza lode né infamia. Credo però che dal lato suo apprezzo molto il fatto che abbia direttamente qua la funzione di stabilizzazione, quindi noi possiamo registrare i video stabilizzati direttamente premendo questo pulsantino. Possiamo da qua addirittura andare a disabilitare il microfono e nelle impostazioni un'altra cosa interessante che mi è piaciuta in questo smartphone è la cosiddetta intelligenza artificiale per l'audio. Se io la seleziono, ecco, una cosa curiosa è questa, che lui mi crea lo zoom audio nell'area ingrandita dal mirino, quindi lui ha i suoi microfoni stereo, quindi quando io metto lo smartphone in posizione, se io per esempio tocco una parte del display dove voglio che ci sia un'amplificazione dell'audio, lui mi fa sto lavoro qua. Video efficienti, vedete, non ci sono impostazioni per quanto riguarda la risoluzione perché le foto vengono fatte direttamente alla massima qualità. Ecco, se io volessi andare a lavorare in modo più capillare con la fotocamera, dovrei presumibilmente andarmi a installare qualche software di terzi. Allora, facciamo un test della fotocamera del Motorola Moto G85 con stabilizzazione. Quello che vi faccio notare è che abbiamo soltanto questa modalità 1080
quindi Full HD, non abbiamo risoluzioni inferiori. Molto interessante. Adesso io faccio che fare il mio giro per vedere quanto l'immagine è buona. Adesso lo stesso video lo giro però senza la stabilizzazione attivata, e credo che già a occhio me ne sto accorgendo io che l'immagine traballa un pochino. Sempre risoluzione Full HD, non abbiamo risoluzioni inferiori né superiori, non abbiamo 2K, 4K, niente. Faccio che fare il mio giro. Ok, perfetto. Questo qui è un video dove io sto utilizzando il grandangolo, quindi ho una visione più larga, ho sempre la stabilizzazione attivata, siamo sempre in risoluzione Full HD, niente di particolare. Faccio il mio giro. Ok, allora facciamo il test dello zoom. Ovviamente qui non arriviamo a 10x, ma ci fermiamo a 6x, che comunque tutto sommato per essere 6x devo dire che vanno abbastanza bene. Ecco, adesso andiamo a vederci il nostro cartellone e andiamo a vederci anche il castello Gancia da questa distanza qui. Il video lo sto girando con la stabilizzazione, torniamo a 1x. Adesso sto testando il sistema a doppia immagine, doppio video. Dunque, come mie prime considerazioni, potrei dire che la fotocamera nativa del Motorola G85, sotto certi aspetti, credo che sia anche più performante rispetto alla G-Cam installata su questo smartphone. Noi pensiamo che la G-Cam sia chissà che cosa, ovviamente questo non è un Pixel, non è un Google Pixel, e quindi non possiamo aspettarci quelle prestazioni, e comunque non è nemmeno un top di gamma, questo è un telefono medio gamma, e di conseguenza credo che all'atto pratico il software nativo si rivela, credo, anche migliore, più performante, con tutto il rispetto per la G-Cam ovviamente. Ok, direi che possiamo passare alla prossima parte del nostro video. Rimane ora da affrontare la parte che io lascio sempre poi in coda, ovvero quella del LiDAR telefonico. Vediamo poi se abbiamo un sensore fisico o virtuale e vediamo se questo smartphone registra le chiamate, perché sono sicuro che molti di voi che guardano i miei video vogliono sapere se questi smartphone che recensisco ci permettono di registrare le chiamate. Allora, andiamo sul nostro LiDAR telefonico, che è quello di Google Telefono, il classico. Dunque, la nostra prova del dialer telefonico la facciamo con il consueto numero di telefono cavia, ovvero che Very Mobile. Allora, io direi che abbiamo un sensore fisico. Vedete? Ora vi chiederete se per caso
registro le chiamate. Intanto vi faccio sentire il viva voce. Credito residuo. Andiamo a ecco il dial telefonico, registro le chiamate, ma con la famosa boccina. Quindi sì, questo telefono registra le chiamate, ma abbiamo il nostro caro e amato Google Telefono che ci mette la boccina all'inizio della registrazione e alla fine della registrazione. Ma attenzione, perché la cosa interessante è che io ho voluto fare di meglio e ho installato Cube ACR, perché mi sono detto, vabbè, al limite non funziona. Ora la domanda è, con questo Motorola Moto G85 riusciremo a registrare la nostra chiamata in modo tale che sia l'interlocutore che chi telefona le voci si sentono correttamente senza sparizioni miracolose? Quindi facciamo che rifare la nostra chiamata al call center di Verimobile. Allora in questo momento io parlo perché bisogna che la mia voce si senta nella registrazione e bisogna che anche l'interlocutore si senta nella registrazione. Sapete che assolutamente molte app che si occupano di questa funzione non funzionano più, nel senso che si sente soltanto la mia voce e non quella dell'interlocutore. Ora, io in questo momento sto facendo la chiamata, adesso io fermo la nostra chiamata, vado ad aprire Cube ACR, andiamo a vedere che cosa succede, se la chiamata è stata registrata correttamente o meno. Allora in questo momento io parlo perché bisogna che la mia voce si senta nella registrazione e bisogna che anche ragazzi si senta nella registrazione. Ho il piacere di comunicarvi molte app che si occupano di questa funzione non funzionano più, nel senso che si sente soltanto la mia voce e non quella del... E con immenso piacere che vi comunico che utilizzando Cube ACR su questo Motorola Moto G85 la registrazione è stata registrata correttamente, quindi si sente sia la mia voce che la voce dell'interlocutore. Ora domanda, come mai funziona su questo smartphone? Non lo so, non ve lo so dire e non so neanche dirvi se tutta la gamma di smartphone Motorola permettono di registrare le chiamate. Ovviamente non è in modo nativo, perché io ho dovuto installare un'app di terzi. Non vi so dire se questi smartphone top o quelli di fascia più bassa permettono di registrare le chiamate. Allora, io direi che per quanto riguarda questo Motorola Moto G85 ci possiamo fermare. Io mi sono preso il tempo per farvi conoscere questo smartphone che è già stato recensito, strarecensito. Ho voluto esprimere un po' il mio punto di vista su questo device. Che cosa posso dire di negativo per quanto riguarda il Motorola G85? Beh, allora, considerando la fascia di prezzo, direi che è un gran bello smartphone. Non posso certo pretendere di più da uno smartphone da 200 euro, che comunque già mi dà tanto, mi dà tutto l'essenziale per un uso ottimale nella vita quotidiana. È chiaro che nella fascia di prezzo in cui si colloca questo smartphone ci sono sempre delle alternative, ci sono smartphone che magari forse possono eccellere in più per quanto riguarda il discorso della fotocamera, perché ovviamente con 200 euro grosso modo possiamo portarci a casa anche dei terminali che ci permettono di avere un 2K o qualcuno addirittura un 4K. È ovvio che su questo smartphone mi sarei aspettato almeno nella fotocamera un 2K e la possibilità di poter modificare il formato dello scatto delle foto, passare per esempio da un Full HD a una risoluzione minore, no? Cioè, invece, in sostanza abbiamo soltanto lo scatto standard 12 megapixel e lo scatto 50 megapixel. Comunque sul comparto foto magari qualcosina in più me l'aspettavo. E per il resto invece non posso dire che questo smartphone abbia dei veri e propri punti negativi, perché comunque non gli manca niente, ma veramente non gli manca niente, a parte forse il jack delle cuffie che non c'è. E tra l'altro una cosa interessante, per 200 euro ragazzi questo smartphone ci permette di poter essere utilizzato con una eSIM. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero il video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato.
se mi sono dilungato su alcune cose, ma abbiate pazienza, lo smartphone o ve lo racconto o vi faccio lo sterile elenco e basta, è finita lì. Io ho cercato di raccontarvelo come potevo, quindi vi ringrazio ancora, vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, lasciate i vostri like, i vostri commenti, seguitemi anche su Telegram perché sto cercando di caricare offerte tech, ci sarà ovviamente anche lui, e vi do appuntamento ai prossimi video. Vi saluto, ciao ciao!